Amici di Spock, il giorno scorso siamo pronti per una nuova puntata del nostro Cantuccio dello Spock. Siamo a Bar Cantuccio, abbiamo il nostro Davide, il nostro opinionista, e parliamo di promozione. È stata una giornata splendida, perché Sorrisinese e Castelleone hanno vinto tutte e due in trasferta, e la Castelleone soprattutto ha compiuto una grande impresa, è andato sul campo del Tribunale prima in classifica e ha vinto. Un grossissimo risultato, che cambia le prospettive del campionato del Castelleone, che adesso è meno 8 dalla vetta, si è riportato, insomma, quindi anche il primo posto non è poi così lontano, se sono tante squadre in mezzo. Si è riportato vicino alla zona playoff, ha fatto una bella partita, è stata, si è permesso di più l'uso di sbagliare un rigore, perché San Giovanni, specialista, ha anche sbagliato un rigore. Poi c'è stato Guaini, protagonista, perché ha parato sullo 0-0, poco solo davanti al portiere, un po' più ex della Cremonese che gioca nel Fibiano, poi ne ha fatto il miracolo, e quindi è riuscito nell'impresa di... Avevano giocato la Cremonese, avevano la stessa età di Paolo, e poi alla finale ha segnato Gollani. E tra altre cose ha giocato bene ancora una volta i ragazzi giovani della Castelloni, in questo caso Bolzonti, grazie a Mantano di Lina, diciamo che sta andando a gonfi bene, veramente. Ha fatto come ci aspettavamo, anche in momenti magari non andava così bene, noi dicevamo che comunque c'era una possibilità, una ricrescita. Ti ricordi quando era venuto qua in ospite, lui diceva che anche se era difficile si poteva ancora credere nei playoff, diciamo. Sì, è vero, vincere sul campo la prima in classifica secondo te può essere una carica morale davvero importante? Beh, la carica morale sì, sono comunque tre punti che fanno bene, e poi oltre alla carica morale è anche segnale dal fatto che Castelleone può giocare per stare in alto, può giocare per essere tra le prime del campionato. E quindi è un risultato che comunque può cambiare la stagione del Castelloni ulteriormente, già cambiata. Adesso questo risultato può bilanciare ulteriormente. È un'ulteriore conferma del fatto che dovranno giocare le prossime partite con l'ottica di provare ad arrivare più in alto possibile. Ma buona notizia anche della Sorrisinese, seconda vittoria di fila, 2-0 in trasferta per l'Accademia San Donatese, grande protagonista Santos, che stasera è venuto essere con noi, ha avuto un'opinione, non c'è. Ha segnato una doppietta, tra l'altro ci ha segnato un secondo gol memorabile. Arrivo a metà campo, c'è stato 4 gol in porta, una cosa fuori del mondo. Altro grande protagonista, poi tira buon aiuto, perché al primo minuto pronti via, rigore per gli avversari, batte Giussani, con un aiuto para. A te mai è capitato un rigore contro al primo minuto? No, al primo minuto no, però... E dopo un minuto dovresti parlare un rigore, quando non sei ancora appena entrato in partita. Che difficoltà pone rispetto... è come un altro rigore? No, guarda, ti dico la verità, la difficoltà e i rigori nei confronti del portiere non si può partire di grossa difficoltà, perché dal portiere tu parti in una condizione di non avere niente, quindi è più difficile per quello che deve calciare. Però mentalmente il fatto che pronti via non ti può influenzare. Ragazzi, il rigore tu hai proprio, tu vai lì e provi, va molta fortuna, il rigore parato è molta fortuna. Sì. Nel senso, indovini la parte, sì, dopo c'è una qualche creatività di intuizione, eccetera, però fa molta fortuna. Bonito che l'altro sta facendo veramente l'auto in prestazione di tutti i forti. No, quasi sicuramente. Poi sempre un ragazzo già, esatto, ragazzi che ha le qualità, lo sappiamo, e quindi anche gli episodi a favore, giusto? Tra l'altro nel finale sull'1-0 è stato anche espulso Ben Guerra, ma si è già saputo vincere, quindi è un risultato che, oltre ad essere importante per il morale, per la classifica, anche nel momento un po' di forza, nel momento che c'è il momento di fila, era quello che volevamo. Allora, rispetto a Castelleone è partito un po' più tardi questo tentativo di rimonta, quindi non so se hanno tempo di portarsi sul gruppo, diciamo, di testa. Però il dato importante è che ci sia una riscossa. Ho visto i movimenti della società quest'anno, gli acquisti, i giocatori che comprano la rosa, secondo me è perfettamente una squadra che deve provare a pensare ai playoff, dopodiché faranno del loro meglio e si vedrà un po' dove riusciranno ad arrivare. È vero che sono un po' in ritardo, però sai, nel calcio non si può mai dire, no? Questa è una dimostrazione, ha riaperto il suo campionato, sarà chiuso. Niente, aspettiamo quindi la settimana prossima, sperando che il momento buono dei Cremonesi continui, ce la vogliamo sicuramente. Appuntamento alla prossima, buona serata.